L'associazione ALT in collaborazione col Comune di Siculiana per il secondo anno promuove i campi estivi rivolti a giovani studenti di tutta Italia. Giovani studenti ma anche insegnanti o comunque persone che hanno voglia di scoprire luoghi e il territorio locale. Questo progetto nasce l'anno scorso quando assieme alla collaborazione col Comune di Siculiana abbiamo pensato di riutilizzare una scuola pubblica adibendola ad alloggi e da lì partire per progettare il territorio locale. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, l'idea è quella di progettare quattro itinerari museali. Uno è quello riguardante l'itinerario storico della Seconda Guerra Mondiale in collaborazione con l'associazione Sici Storia. L'altro è l'itinerario archeologico dei silo granai della città di Arbesso. L'altro itinerario è quello degli sposalizi benedetti della Provvidenza, che come tappe avrà il castello Chiaramonte di Siculiana e il santuario. E l'altro itinerario è quello relativo alla riserva naturale Torre Salsa, con l'idea appunto di creare dei percorsi tematici all'interno della riserva. Prima tappa del percorso turistico, la Torre Carlo V e Porto Empedocle, protagonista della Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo proposto un itinerario che va sul lungo la costa sulle fortificazioni sulla Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda Porto Empedocle, noi proponiamo prima la Torre di Carlo V, come è normale che sia, visto che era il comando marina durante le operazioni della Seconda Guerra Mondiale. Facciamo poi vedere via Loro e via Vittoria, che sono state purtroppo le vie bombardate e dove ancora oggi sono visibili i segni di quei bombardamenti. E poi Villa Crescente, che era la sede delle batterie controaeree a Porto Empedocle. Ovviamente facciamo vedere una panoramica di tutta la città e raccontiamo la storia di tutta la città. Un grande studio che finalmente trova i suoi frutti. Inizia a trovare i suoi frutti. La nostra speranza è quella di poter creare degli itinerari turistici che vadano non solo su Porto Empedocle ma sulla provincia d'Agrigento. Infatti il lavoro che abbiamo fatto con l'amico Peppe Todaro e gli altri ricercatori di Sici Storia riguarda tutta la provincia d'Agrigento.